Pretty. Ti a questa registrazione screen al film che ho fatto oggi. Allora, cos'è questo screen? Il fantomatico film conosciuto da un a tutti. Allora, partiamo di che tratta è la storia di questo assassino che praticamente uccide le sue vittime. Guarda un po' quello che fanno gli assassini. Comunque uccide le sue vittime che prima contatta telefonicamente. Va bene, va benissimo. Come fa a contattarle telefonicamente? La sua pagina gialla c'è sia l'indirizzo delle abitazioni. Va bene. Comunque, allora che si può dire come inizia questo Scream 1? Allora, Scream 1 inizia con una telefonata, se va bene, e questa ragazza risponde al telefono e così l'interlocutore è l'assassino che dopo averle rovinato anche un quiz a cui lei giocherà in arte, anche perché verrà poi spaventata dalla visione del suo ragazzo che poi verrà ucciso dallo stesso killer. E sì che così la ragazza verrà entrata via. Ok, d'accordo, veniamo poi a sapere che la ragazza defunta è stata una che andava alla stessa scuola. Alla stessa scuola, ma ci sono un po' di horror con protagonisti degli scolari teenagers, anche 25 anni, comunque, e voglio un film horror ambientato alle elementari, grazie. E comunque c'è questa compagna che vede il banco di quest'altra vuoto e infatti lo sa perché è su tutti i notiziari e poi c'è la polizia alle parti di questa scuola e la quest'altra ragazza viene contattata proprio dal poliziotto. Mi credevo che il poliziotto potesse essere l'assassino dovrò poi ricredere. Comunque,
questo film se si può dire un anno di stress, come stress nei videogiochi, stress nei film. Rimandi cinematografici. Comunque, perché stress? Innanzitutto le prime scene dove il killer fa il quiz alla sua rada, gli fa delle domande. Infatti perché questa gli piacevano gli horror, e gli fa delle domande sugli horror, sui protagonisti degli horror più famosi. Chi era quello, l'antagonista per eccellenza di venerdì 13, Jason? Sbagliato nel primo film era la madre, oddio, questo non spoiler, ma per le regole del film di Scream, no, non è uno spoiler. E comunque, strategia, e poi che c'è? Ancora un'altra domanda che all'antagonista per eccellenza di Halloween, Myers, e così che all'antagonista domande un ario e ti dire va bene tanto che cappello di fantasia vuoi avere in un film horror che vuole parlare anche di altri film horror. Comunque, fare degli accenni ad altri film horror. Poi, si hanno anche delle scene che rimandano alla vita dura da cameraman e da reporter, perché la reporter che poi sarà sul posto al secondo tentativo di uccisione del killer, tentativo di uccisione della protagonista di questo film, che si troverà da sola in una casa. Ve lo dico e ve lo dico, non lasciate mai le donne o le figliole in casa da soli. Ci va a essere un killer. Ma comunque, che succede poi dopo questo tentato omicidio, dopo che la ragazza che prima nella sua casa aveva sventato questo assalimento, questa salizione di questo killer. Subito dopo vede il suo ragazzo con un telefono cellulare, quello che avrebbe usato il killer per contattare questa qui. Allora, scena seguente, tutti, poliziotti sul posto, appunto,
il cameraman e l'altro sul posto. Questo non fa che rafforzare la mia tesi. La mia tesi è la seguente, e cioè che automaticamente la polizia e chi che sia nei film si teletrasporta da un portale dimensionale situato in un angolo non precisato e che non ha ali nel film stesso, e questo renderebbe un film horror anche un film fantascientifico. A quel punto non sarà io horror. Comunque, perché accenno alla dura vita del cameraman? Perché Larry Arthur non ha imparato oppure in quel frangente vuole chiamarlo in un modo, e quindi Gesù inquadra i falsi sbrigati e il cameraman: oh, non mi chiamo mica Gesù, un tentativo di battuta, ma comunque la cameraman poi in una scena verrà, riceverà anche un pugno in faccia da una ragazza, proprio dalla protagonista salita. Vediamo anche poi uno che dovrà fungere da avvocato di questo presunto ragazzo che dovrà essere il killer, e quindi però questo sembra lunetta sia per l'aspetto, non per la fisicità, e smettiamo di fare battute su questo, però... Oddio. Valanga di shit, un casino. Comunque... E poi che succedeva bene, così si va verso... Ah, io posso dire che c'è un fattore. Il poliziotto innamorato o che corteggia o ha corteggiato l'amica della protagonista, e quindi farà il suo ingresso proprio in queste scene. Va bene, però vi dico di già che questo poliziotto, secondo me, ha la voce del re del re delle scimmie in Madagascar 1. E quindi bravo. Poi vi posso dire le
Colonne sonore di questo film, colonne sonore di questo film, sì, alcune erano azzeccate, forse potevano semplicemente immettere pezzi di piano come in Halloween, che montavano l'attenzione, ma chi sono io? Comunque, va benissimo così. E dopo avervi detto le cose, detto metà film, praticamente, vai a vedere un thriller, metà delle scene che sono contenute nel film sono nel thriller, sicché quando andrai a vedere il film, beccherai due, tre dialoghi. Hai vedrai le scene che hai già visto, ma nel thriller. Quindi, facciamo conto che questo screen è già stato visto un casino di volte, quindi, ma ci sono un sacco di rimandi a film horror dal vitello vestito a modi dell'assassino di Elm Street, e così. E poi logicamente c'è una scena dove si... Ad esempio, quando nei film polizieschi il poliziotto risponde al telefono tutto serio e così tanto. E il poliziotto così con la voce ma che cavolo di comunque che film, un film d'epoca, un film cult, un film yeah, un film che ha sancito pezzi molto moltissimo indelabili della carriera di quello che fu la voce della scimmia in Madagascar. E infatti questo iniziato ma la voce sì, anche le scene che dovevano essere molto molto serie, molto d'azione, e la voce del poliziotto mi faceva gridare fuori la e io? Poi la protagonista qui, come cavolo si chiamava? Come cazzo si chiamava Lindsay? Lindy, Lindsay.
Sherman vuole Sidney, Sidney e Lindsay e vaffanculo. Comunque, sta piovendo! Comunque, io posso dire ciao e vi auguro una splendida giornata perché lo meritate un sacco. Comunque, vi auguro una splendida giornata, l'ho già detto. E poi, così, grazie per l'ascolto, ciao. Allora, così, questa qui, forse ero distica, ma mi sembra più anche bella, anche questa volta riuscita alla fine.